Immersioni a profondità limitata. Abbiamo approfondito l'utilità della sosta di sicurezza in una immersione profonda. Ora esaminiamo il caso di un'immersione svolta a 20 metri di profondità. Arrivando al limite di curva, il ceiling sarà ovviamente di nuovo 0 metri. Esiste tuttavia una bella differenza con l'immersione profonda. Il ceiling è negativo per gran parte dell'immersione, in pratica fino oltre il 40° minuto. Considerando che in risalita il ceiling si alza per effetto dell'eliminazione di azoto in eccesso nei compartimenti, potreste persino iniziare a risalire 5 minuti prima di raggiungere il limite della curva di sicurezza. Infatti il ceiling alla riemersione sarebbe di circa meno un metro, lasciando quindi comunque un discreto margine. Introduciamo anche in questa immersione la sosta di sicurezza di 3 minuti a 5 metri. Scopriamo che il margine offerto dalla sosta di sicurezza è, in termini di ceiling, molto ridotto e ben inferiore a meno un metro. Quindi l'effetto protettivo della sosta di sicurezza è molto limitato per questa immersione. In effetti, per avere un ceiling equivalente alla sospensione dell'immersione 5 minuti prima, dovreste prolungare la sosta a 5 metri di profondità fino a 17 minuti. Nelle immersioni a profondità limitata, quindi, è sicuramente più conveniente iniziare la risalita prima di arrivare al limite della curva di sicurezza. Se invece avete raggiunto il limite della curva, è bene effettuare una sosta di sicurezza più lunga dei tradizionali 3 minuti. Cosa origina questa grande differenza di efficacia della sosta di sicurezza fra immersioni a diversa profondità? Come già visto, in funzione della profondità e del tempo di permanenza, alcuni compartimenti raggiungono il limite, mentre altri non lo fanno. In particolare, maggiore è la profondità, più i compartimenti veloci vanno incontro al proprio limite, riducendo i tempi della curva di sicurezza. A profondità limitata, i compartimenti veloci non sono invece interessati e saranno quindi quelli lenti a stabilire il tempo della curva di sicurezza. In poche parole, i compartimenti veloci controllano le immersioni profonde e i lenti quelle poco profonde. L'eliminazione di azoto viene calcolata nel modello matematico in funzione del periodo di emisaturazione. In virtù di questo, è facile capire che nei 3 minuti della sosta di sicurezza, i compartimenti veloci si scaricano più di quelli lenti. Per esempio, un compartimento con periodo di emisaturazione 2 minuti perde il 64,6% dell'azoto in eccesso, mentre uno con periodo di emisaturazione 640 minuti perde solo lo 0,3% dell'azoto in eccesso. La sosta di sicurezza è quindi importantissima per le immersioni profonde, mentre è poco influente sulle immersioni a profondità limitata.